tornata con un nuovo video dopo un po' di tempo che non caricavo, non registravo proprio video. Nonostante il caldo che c'è in tutta Italia, compresa Genova, soprattutto per via dell'umido, perché se non ci fosse umidità sarebbe tutto diverso, registro in condizioni pessime questo video sulle scoperte, perché ne ho davvero tante. E infatti le riscoperte che avevo preparato le ho messe da parte perché non, se no era troppo. Allora, partiamo dalla prima scoperta, che è questo rossetto. Questa è una scoperta che ho fatto insieme alla mia amica Manu. Ciao Manu, Manuela Rodriguez ovviamente, sto parlando di lei. Quando è venuta a Genova, siamo state da Coin, direi che questo l'abbiamo preso da questo di Deborah Milano. L'abbiamo preso da Coin. Questo è il rossetto di Deborah Milano, è una limited edition del numero 03. Non ha un nome, ma solo un numero. Ed è questo colore stupendo. Devo dire che ho leggermente abbandonato i colori opachi, diciamo leggermente perché ovviamente qualcuno lo utilizzo sempre, e comunque sto utilizzando parecchi colori. No, colori, scusate, rossetti, matitoni, labbra, un po' così, un po' sheer, no? Un po' lucidi, mi piacciono tanto. E questo, ragazze, è bellissimo, sia come colore, sia come tenuta. Ovviamente non ha la tenuta di un rossetto opaco, però non mi dispiace, il packaging è accattivante e è anche il prezzo, comunque, è inferiore ai 10 euro. Rimanendo sempre da Coin, una scoperta mia è stato questo blush. Ne avevo già un altro di Catrice. Sto parlando di questo blush, il Defining Blush di Catrice. Questo è una scoperta abbastanza recente. È il numero 070. Non so se ve ne ho già parlato in qualche video haul. Ed è Pinkerbell. E ragazze, non so se lo avete, ma è spettacolare quello che indosso, se ancora si nota perché sto grondando. Ebbene sì, ragazze, è bellissimo, opaco, molto molto pigmentato, ottima durata. Ora ne ho applicato giusto un pochino. Lo utilizzo al mattino con questo pennello che è un fake, cioè un, vabbè, insomma, avete capito, Simil Real Techniques, che avevo comprato secoli fa. Fantastico. E poi un prodotto buonissimo del quale mi sono innamorata, Emanuela lo sa, perché c'è stato il corso, la scuola di trucco di base di Manuela a Genova a fine giugno, quindi insieme a tutti i campioni ci ha regalato anche questa pochette stupenda. Qui ne ho messi solo alcuni perché ne ha regalati, ce ne ha regalati davvero tanti. Io mi sono innamorata proprio in assoluto, ovviamente anche gli altri mi piacciono. Comunque lo step 1 di Sensai, sto parlando di Sensai, ed è il cleansing oil. È un prodotto molto molto interessante che io non conoscevo, così come non conoscevo tutto questo brand, insomma, appunto Sensai. E questo è il Silky, insomma quello purificante, purifying, appunto di Sensai, ce n'è ancora un po', e è un campione da 8 ml, ma vi assicuro che di questi prodotti, questo un po' in generale, ne basta davvero una goccia, cioè non ce ne vuole grandi quantità. E sono prodotti davvero interessantissimi e vi parlerò poi più avanti degli altri che ho provato che mi sono veramente piaciuti molto. E quindi insomma, grazie Manu per averceli anche fatti scoprire. La tua scuola è stata una scuola riuscitissima e si è creato anche un bel gruppo, ci sentiamo su WhatsApp con tutte le altre ragazze, alcune delle quali erano già mie amiche. E quindi insomma è stata una cosa carina e Manuela organizzerà una scuola base a Genova e più una scuola avanzata. Altre scoperte, rimaniamo
Andiamo sempre sulle labbra. Questo l'ho comprato sempre con lei. Questo l'abbiamo preso da Tigotà di L'Oreal. L'Oreal ha fatto uscire questi prodotti in vari finish. E questo è il finish matte. Strano che io l'abbia comprato, perché appunto, come vi dicevo prima, però vabbè, ho voluto prenderlo, il numero 405, The Big Girl, e sono un po' fissata col fucsia forse in questo periodo, e è veramente bello. Allora, è molto bello, l'applicatore è fatto molto bene. Questo costa sempre sotto i 10 euro, e ragazze, ha una durata eccezionale. Per me questo è assoluto un prodotto molto valido, che mi sento assolutamente di consigliare, e anche per il prezzo ovviamente. Poi un'altra scoperta è questo è un prodotto che ho appunto acquistato da Sephora, costa meno di 20 euro, 19,90 circa, ed è una CC cream con SPF 20, è proprio marchiata appunto Sephora, e mi piace tantissimo, opacizza il viso, almeno su di me è così, ha questo risultato, ed ha un effetto completamente naturale, è fatta in questo modo, vedete, quindi c'è questo doppio colore. Allora, quando ecco, il prodotto si presenta così, vedete, un po' bianco, un po' più colorato, quando si stende, ora vabbè, io ne ho messo un quintale, il colore è questo, e direi che è unica la colorazione, se sì, non ce n'erano altre, e mi piace davvero tanto, mi sta piacendo molto, tanto più una salvettina per togliere l'eccesso, e quindi insomma, finora che non sono, come potete notare, abbronzata, mi piace molto. È un ottimo prodotto che vi consiglio, fatemi sapere se lo avete provato. E quindi questo è una bellissima scoperta, così come un altro prodotto famosissimo che ho deciso anch'io di prendere, che è il Better Than Sex di Too Faced. Come vedete, ho ancora mantenuto la confezione, amo moltissimo anche quello nuovo di Benefit, che anch'esso appunto l'ho comprato, e sono due cose diverse. Quello di Benefit, quello nuovo, ha un'azione più allungante e volumizzante, incurvante. Questo è più infoltente, secondo me, completamente, vabbè, magari vi farò poi un paragone, è completamente diverso lo scovolino, cioè tutt'altro scovolino. Mi piace davvero tanto, trovo che faccia proprio delle ciglia belle aperte, volumizzate, e le infoltisce, soprattutto a chi come me ne ha poche. Poi altra scoperta è questo prodotto di Boots Laboratoire, è un anti-age. Cos'è? Questo è un prodotto che tra l'altro trovate appunto da Boots quando andate a Londra, e anche sul sito lo trovate, però lo trovate anche in Italia nelle farmacie o parafarmacie. Questo mi è stato inviato. E cos'è? È un fluido leggero con SPF 30. Lo sto utilizzando da diverse settimane, e è un anti-aging, quindi un'antietà, ed è estremamente leggero, quindi perfetto al mattino da utilizzare. Questo contiene 30 ml, in realtà sembra di più, ed ha 24 mesi di PAO. Allora, è estremamente leggero e ha un buon SPF, insomma, io proteggo molto il viso, anche se esco a fare la spesa, voglio dire. Mi piace davvero tanto, lo sto utilizzando, come vi dicevo, appunto tutte le mattine, non mi appesantisce il viso, lo prepara poi al trucco, quindi insomma, è perfetto anche come base trucco. È leggero, mi piace tanto. Ovviamente su una pelle grassa, mista, sinceramente non lo so se qui dice, non parla di particolari, cioè non ha particolari indicazioni per tipo di pelle, è comunque un'antietà, quindi per la mia età va benissimo. Poi ultimi prodotti.
prodotti sono dei prodotti che ho comprato da Glossip, perché a Genova c'è il negozio. Ho ricevuto una mail, aiuto, qualche settimana fa, col 60% di sconto, quindi sono andata. Si scadeva l'8 luglio, quindi sì. E allora, cosa ho preso? Allora, ho preso questo Creamy Blush, questo fard in crema, è il numero 03, carinissimo, che lo utilizzo come base per poi applicare appunto quello di Catrice. È in questo tubetto, questo in realtà non è fucsia, è una sorta di rosa malva, però a parte che va applicato veramente una punta. E è un fard in crema, ecco, ve lo faccio vedere, guardate, ne ho messo una punta, non vi dico altro. Fantastico. E tiene veramente tutto il giorno, quando quindi lo applico, questo dura ancora di più, già questo dura tantissimo, anche se con questo caldo sarebbe meglio quasi non truccarsi. comunque, sono veramente carini questi prodotti, molto economici, considerate che io l'ho preso con il 60% di sconto, ma nonostante questo hanno un prezzo veramente buono. Altro prodotto è carino, questo è un BB concealer, è un correttore all in one, luminosità e perfezione. Allora, non, secondo me non corregge le occhiaie. Ora io, a parte qualche giorno che ho avuto qualche occhiaia leggermente, proprio un inizio di occhiaia, perché magari sono dormito poco con questo caldo, no, però mi piace perché lo applico giusto per anche un po' illuminare. L'ho applicato anche qui ad esempio ed è fatto così, questi matitoni che appunto non si temperano ma si appunto si auto come si può dire, vabbè, insomma, avete capito, si alzano in questo modo. E vi faccio vedere com'è. Allora, qui da qualche parte avevo letto, questo è il numero 03, qualche parte forse avevo letto anche il colore, sì, infatti qua c'è scritto orange, no, no, orange assolutamente no, è un rosino, lo vedrete, sì, questo qua, vedete, è rosa, rosa chiaro, 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 quindi di orange non ha proprio niente. È carino perché illumina, no, nei punti strategici, si può utilizzare anche come illuminante. È carino come prodotto, non è affatto male. E ultimo prodotto, sempre di Glossip, aiuto, me sto a squagliare, è questo mascara waterproof colorato, questo è lunga tenuta, resistente all'acqua. Resistente all'acqua non lo so perché non l'ho proprio testato fino in fondo, ecco, diciamo così. Questo è il numero 02 ed è, l'ho anche oggi, cioè ho applicato il mascara nero e poi ho applicato su un po' sulle punte questo blu. Allora, i mascara colorati è difficile trovarli proprio, che colorino tanto. So che i migliori sono quelli di Pupa, però devo dire che anche questo, secondo me, un po' si nota. Faccio vedere. Io non so se si nota, ma direi di sì, lo vedo qua. È un bel blu. E mi piace davvero tanto. Il mascara è questo. Tra l'altro ho un altro mascara Glossip nero. Il blu è questo, è un blu intenso, brillante. Ed è uno di quei mascara che appunto colorano da soli. Messi da soli no, perché l'ho provato da solo. Non mi è piaciuto tanto il risultato. Però applicati sopra un mascara nero, sì. Bene, ho terminato quindi con i miei, con le mie scoperte, diciamo, di questo periodo. Vi parlerò poi magari di qualche altra scoperta, perché sono piena di cose da mostrarvi, visto che non ho fatto più video. Ho anche delle riscoperte, ho sicuramente altri video da fare. Fatemi sapere se questi prodotti li avete provati, se vi può interessare qualcosa da vedere in particolare. E al prossimo video. Ciao! Mettete mi piace e iscrivetevi!